Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria, il piacere di trovare Elisa Agnelli. Piacere mio, ciao. Innanzitutto, ciao. Violinista, concertista, hai partecipato a un concerto importantissimo di tantissimi artisti, ma non solo, cominci la tua tournée che toccherà un sacco di... che vada soprattutto bene, e cominci da Adria. Esatto. Impressioni della città, ma soprattutto cosa si devono aspettare chi ti verrà a vedere? Adria innanzitutto bellissima, città della musica, l'ho scelta apposta. Questo teatro, il Teatro Ferrini, è un gioiellino, quindi mi fa tanto piacere, è un onore per me suonare qua come concerto pre-tour. E i miei brani non saranno classici, o meglio, saranno anche classici, ma ci sarà un po' di pop, rock, musica da film che non guasta mai. E quindi non sarà un concerto standard dove vedrete una violinista che suona Bach e Mozart, ma oltre a quelli suonerò anche gli AC/DC, gli Imagine Dragons, grande, i Queen. Ma tu abiti a Londra. Io abito a Londra. C'è una differenza sostanziale dall'esibirsi in Italia e all'estero, e soprattutto c'è una differente partecipazione anche istituzioni, non solo per i musicisti? Allora, io mi sono sempre esibita in orchestra a Londra perché suonavo là con un'orchestra. Diciamo che l'affluenza era tanta, c'erano moltissime persone, un sacco di pubblico, però anche qua in Italia, avendo comunque suonato con personaggioni come Renato Zero, Eros Ramazzotti, Clean Bandit, Imagine Dragons, anche qua ho sempre avuto un super pubblico davanti. Quindi, dai, non saprei, metà e metà, quindi, come in Italia. Lunga vita alla musica, non so se si deve, se si lunga possa vita dire... all'arte. Brava, non so se si possa dire buona fortuna, buon tutto, che magari gufo, ma sappiamo che comunque Elisa Agnelli è una delle violiniste più importanti, sicuramente più qualificate, più brave che abbiamo. Grazie. In Veneto da una parte, in Italia dall'altra, e poi mi allargo anche in Europa. Grazie mille. Ti ringrazio, ciao. Grazie, ciao.